Buonasera a tutte e a tutti, mi presento, il mio nome è Federica Caslotti, sono responsabile dell'ufficio stampa per Mimebu. L'incontro di stasera, per il Festival Mimesis è dedicato alla traduzione. Mimebu infatti è tra i vincitori dell'ultima edizione del bando Europa Creativa che supporta le traduzioni da paesi europei con lingue minoritarie poco diffuse oltre i confini nazionali. E spesso i libri provenienti da questi paesi non vengono neanche presi in considerazione, proprio perché sono lingue considerate difficili. Grazie a Europa Creativa, però, abbiamo l'opportunità di ingaggiare dei professionisti che ci permettono di portare questi libri nuovi, freschi e diversi in Italia, avvicinando culture lontane che però hanno tanto da darci. Oggi siamo qui proprio per celebrare il lavoro di due di questi professionisti. E con me ci sono Delfina Sessa, traduttrice dal finlandese, che per Mimebu ha tradotto I variopinti, Il segreto di Rubina, un romanzo dedicato ai lettori dagli 8 anni in su, e Adriano Cerri, traduttore dal lituano, che per noi ha tradotto L'albo illustrato nella città dei sogni. Vi faccio vedere dove potreste acquistare questi libri in caso siate interessati. Ovviamente li trovate in libreria, su Amazon. In particolare vi consigliamo, se siete a Udine, se seguite il Festival Mimesis, probabilmente siete della zona, le nostre librerie amiche, la Libreria Friuli e la Libreria Moderna Udinese. Oppure potete acquistare questi, i nostri libri anche sul nostro sito, dove avrete anche la possibilità di acquistare dei simpaticissimi gadget. Vi volevo condividere lo schermo. Purtroppo il nostro software non sta collaborando, quindi riproveremo alla fine della diretta a condividere lo schermo. Passiamo alle domande ai nostri professionisti. Io volevo chiedervi, prima di tutto, come vi siete avvicinati allo studio di queste lingue, il finlandese e il lituano, che sono lingue così particolari e poco diffuse, e come avete intrapreso la carriera di traduttore, che sicuramente è una domanda che tanti aspiranti traduttori si fanno. Volevo chiedere a te, Delfina, di cominciare. Sì, buonasera a tutti. Allora, io ho intrapreso lo studio del finlandese per puro caso. Vi racconto l'episodio che mi ha ispirato questa scelta perché ha sempre divertito i miei studenti finlandesi. Era la fine degli anni Ottanta e io studiavo lingue all'università. Avevo deciso di sostituire una disciplina con un'altra lingua straniera, però non sapevo assolutamente quale lingua scegliere. Il problema è che a questa lingua chiedevo caratteristiche tali da renderla introvabile, perché doveva essere una lingua non germanica, non slava. Una lingua che però fosse europea, perché io allora non avevo mai viaggiato, non volevo fare il passo più lungo della gamba, e inoltre che non fosse troppo comune, troppo diffusa. E quindi, con, se posso dire, la spensieratezza di quegli anni, della gioventù, pensai che avrei deciso durante il viaggio in treno che mi portava ogni giorno dalla mia cittadina all'università. Questo treno lo definivamo la carovana, quindi non era un viaggio tanto lungo, tanto breve, era un viaggio piuttosto lungo e mi permetteva di riflettere. Accanto a me quel giorno, che era poi l'ultimo giorno utile ai fini della richiesta di cambiamento del piano di studi, l'ultima possibilità, quel giorno ero in treno e accanto a me vennero a sedersi due giovani ragazze molto bionde, con la carnagione molto chiara, che viaggiavano con Interrail, che allora era una novità assoluta. E cominciai
cominciarono a conversare tra di loro e io incuriosì perché parlavano, conversavano in una lingua veramente strana, bizzarra, che, di cui non capivo proprio un'acca. E quindi mi feci coraggio e chiesi in inglese, ovviamente, che lingua parlassero. E mi spiegarono che era il finlandese. Io poi rivolsi a loro molte domande perché mi ero accorta che non era una lingua germanica, non era slava, insomma, cominciava a essere interessante. E bisogna anche pensare che alla fine degli anni '80 la Finlandia era pressoché sconosciuta perché nell'Unione Europea è entrata nel 95 la Finlandia, quindi allora proprio se ne sapeva ben poco. E quindi presi la mia decisione, andai all'università dove inaspettatamente, devo dire, trovai un dipartimento di lingua e letteratura finlandese dove, udite udite, trovai 3 docenti e alcuni e tutti gli studenti del primo anno, no? Che erano 3. Io diventai la professora. Quindi diciamo che lo studio di questa lingua che poi è questa cultura che poi mi ha molto appassionato è cominciato veramente per questo. Per quanto riguarda invece la parlavi invece della carriera di traduttore. La carriera di traduttore è venuta molto prima. Sì. Diciamo che io forse ho cominciato grazie prima con delle esperienze molto brevi, anche di traduzione non letteraria. Poi ho avuto la possibilità di un tirocinio presso il Parlamento Europeo, proprio perché la Finlandia era, diciamo, appena entrata poi nell'Unione Europea e scarseggiavano le persone con queste competenze linguistiche. E poi, per quanto riguarda invece la letteratura, l'editoria, ho cominciato quando ero in Finlandia e con i miei studenti finlandesi mi è venuto in mente di organizzare un laboratorio di traduzione e tradurre delle novelle dal finlandese. Quindi poi le abbiamo tradotte, ho pubblicato un articolo con queste novelle che mi era molto bizzarre, mi erano molto e con il consenso ovviamente dell'autrice, e poi una casa editrice mi ha contattata per sapere se volevo pubblicare tutto il volume, insomma, il resto delle novelle. Quindi a volte le cose accadono per vie traverse. Quindi è stato anche un po' il destino farti incontrare questa lingua, eri proprio destinata a abbracciare il finlandese. Invece Adriano, il lituano, comunque due lingue del nord Europa. Sì, e buonasera a tutti anche da parte mia, a chi è collegato, a chi vedrà questa trasmissione in seguito, e grazie per l'invito. È una bella occasione anche per me essere qua con voi e ascoltare l'esperienza anche di colleghi, della collega Delfina. E ci trovo qualcosa di comune anche con il mio percorso nella storia di Delfina, perché anche nel mio caso non posso non tirare in ballo il destino, perché non era programmato né che imparassi il lituano né che diventassi un traduttore. Entrambe le cose le ho scoperte man mano durante il mio percorso, in particolare durante il percorso universitario, perché mi sono iscritto alla facoltà di lettere della mia città, di Pisa, e curriculum linguistico-filologico. Quindi a Pisa c'è una forte tradizione di studi filologici, soprattutto per quanto riguarda la linguistica storica, e durante i miei studi ho avuto occasione di studiare la filologia, quindi la storia della lingua, i testi antichi, la storia delle lingue, di tante tradizioni linguistico-culturali, diciamo indoeuropee o più precisamente europee, quindi dalla filologia slava, celtica, indiana, germanica e baltica, che è un unicum nel panorama accademico italiano, perché soltanto a Pisa c'è questo centro. All'epoca, a dir la verità, ce n'erano altri due, poi purtroppo, essendo materia di nicchia,
i posti in cui si insegnano queste discipline sono sempre meno, e a Pisa ebbi l'occasione appunto di seguire anche il corso di filologia baltica, che era dedicato alla storia della lingua, alla linguistica storica delle lingue baltiche. Le lingue baltiche viventi oggi sono il lituano e il lettone, sono soltanto queste due. E in quella circostanza non solo mi piacque particolarmente il corso, i contenuti, e anche poter leggere i testi antichi, eccetera, ma ci fu anche un'occasione particolare, ovvero la possibilità di seguire un lettorato di lingua lituana contemporanea con una lettrice madrelingua. E in quell'occasione io, ventenne, che così mi affacciavo a questo mondo delle lingue, ebbi così la possibilità di iniziare a imparare questa lingua, a sostenere una piccola conversazione dapprima e poi sempre di più. E mi accorsi, andando avanti, che questa lingua mi piaceva, che mi ci orientavo, e quindi da cosa nasce cosa non ho più lasciato questa lingua, ho continuato a studiarla, a praticarla, nel frattempo riuscendo poi anche a coltivare delle amicizie, a intessere delle relazioni, e è stato un momento importante per me anche poter passare trascorrere un periodo di studi, un semestre di studi all'Università di Vilnius, dove ho potuto seguire i corsi di lingua per gli studenti stranieri. Non eravamo molti, però insomma, di più di quelli che eravamo a Pisa, di sicuro. E quello è stato un momento in cui ho decisamente consolidato le mie competenze, perché, come dico sempre, cioè, non è che lo dico solo io, per imparare bene una lingua non basta stare a studiare la grammatica, ma bisogna anche vivere in un contesto dove quella lingua è pane quotidiano, e appunto questo era possibile soltanto lì, in Lituania. E quindi è nato tutto così, ecco. Non avevo né l'intenzione di coltivare una lingua strana né di diventare traduttore, lo sono diventato un po' per caso. Devo dire un grande grazie ai miei insegnanti e pisani e di Vilnius, perché soprattutto quelli pisani mi hanno sempre incoraggiato ad andare avanti, e mi hanno anche per la prima volta, ormai molti anni fa, proposto un testo, un racconto, un breve racconto, da tradurre. Io ricordo che durante le vacanze di Natale di quell'anno tradussi questo racconto così come prova, e mi accorsi che mi piaceva tradurre, e appunto quella è stata la prima scintilla che mi ha poi portato a pensare che questo poteva anche essere un lavoro, una professione. Io adesso volevo passare a delle domande più precise sui libri che avete tradotto per noi, perché sono entrambi libri per bambini, ma tra di loro sono molto diversi, perché nel caso del libro tradotto da Adriano abbiamo un albo illustrato, nel caso del libro tradotto da Delfina abbiamo un romanzo per bambini un po' più grandi. Quindi volevo chiedere a Adriano, insomma, come si traduce un albo illustrato? Qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato traducendo Nella città dei sogni? Intanto vorrei far vedere anche al nostro pubblico un po' di immagini di questo albo molto bello. Sì, molto bello, molto colorato, molto suggestivo. E questo è il punto di forza dell'albo illustrato Nella città dei sogni, ed è anche quello che, visto dall'altro lato, può creare più difficoltà, ovvero sia conciliare immagine e parola, perché l'immagine, soprattutto quando ha un ruolo preponderante come negli albi illustrati, dà il là alla pubblicazione, e il testo deve accordarsi, e deve accordarsi in vari modi, e la difficoltà è quella di tenere da un lato fermo il punto della fedeltà al testo di partenza, però allo stesso tempo riuscire ad accordarlo allo spirito, se mi passate questa parola, che emerge dai disegni, dalle illustrazioni, insomma dall'atmosfera che questo albo vuole trasmettere. E quindi non basta, non è sufficiente dire le stesse cose che dice il testo originale, ma dirle in un modo che si accordi nella melodia, nella scelta lessicale, nelle
associazioni che le parole portano con sé, che si accordi tutto questo all'immagine e all'atmosfera generale di questo libro. Questo vale in generale, e nel caso specifico questo testo, come si vede dalle immagini che stanno passando a rotazione, è molto colorato, molto sognante, e appunto il sogno è poi il filo conduttore di questo racconto, di questa breve storia. Ecco, era importante riuscire a produrre un testo italiano che fosse sognante, che fosse suggestivo, ma che non fosse troppo naif. Ecco, io mi sono sempre con questo pensiero, questa paura di cadere nel rischio di tradurre in maniera troppo naif, troppo ingenua. Magari banalizzare. Non banalizzare e allo stesso tempo di, ecco, riuscire a dire tutto quello che il testo ha da dire, che poi è un messaggio anche profondo, un messaggio serio, perché i libri per bambini non sono libri non seri, sono libri serissimi. No, assolutamente. Fanno veicolare un messaggio serio con leggerezza. Quindi, e in poche righe in questo caso. In poche righe. Quindi sicuramente una difficoltà che ho incontrato qui è stata proprio questa. Ecco. Penso che in generale quando si traduce per bambini il traduttore o la traduttrice ha la difficoltà di riuscire a pensare, cioè cercare di pensare e parlare come un bambino, cioè in una lingua che arrivi al destinatario, senza per questo impoverire o banalizzare appunto il testo. Quindi trovare il compromesso di queste due esigenze contrastanti non è facile. Però in questo libro ci sei riuscito molto bene. Non lo so, questo lo diranno i lettori, però posso dire questo, come esperienza personale. Ho riletto tante volte il testo, come è naturale per noi traduttori, e fino alla fine, anche una volta pubblicato l'albo, ho continuato a dubitare della validità di questa traduzione, e poi me ne sono convinto un giorno in cui, ricevuta la copia di questo libro a casa, l'ho proposto in famiglia, e quindi alle mie bambine, e quando l'ho sentito leggere da un'altra persona, ecco, in quel momento mi sono accorto che il testo funzionava e che poteva... E che, ecco, il risultato mi ha soddisfatto. L'ho capito in quel momento, quando quelle parole che io ho scritto, che io ho tradotto, sono state lette a voce alta da qualcun altro, in un contesto reale, quindi di lettura per bambini. Certo, è il momento in cui il libro prende vita, quando esatto. Qualcuno lo legge. In verità. Volevo chiedere la stessa cosa a Delfina, che invece è autrice, traduttrice dei Variopinti. Come dicevo, un romanzo che ha per protagonista una ragazzina con i superpoteri. Quindi volevo chiederti, rispetto magari a un testo molto corto come può essere appunto un albo illustrato, qui c'è sicuramente più da tradurre, magari le difficoltà sono diverse. Sicuramente. E quali sono le sfide che ti ha presentato questo testo? Senz'altro la sfida maggiore era rappresentata dal fatto che tutta la vicenda, tutta la storia è basata sui colori. Infatti si chiamano i Variopinti, una famiglia che si chiama Variopinti, la famiglia Variopinti. E i colori sono la chiave di lettura di tutto, e come vedete per esempio dalle immagini, qua domina il rosso. E qui perché la protagonista si chiama Tiuku, che in finlandese vuol dire campanella, quindi è legata al Natale, è rosso quindi, e ha una particolare abilità legata a questo colore, quindi il suo nome prefigura ed è legato a questa sua abilità, questa sua capacità.
A questo punto si trattava di nomi, perché non è ovviamente per tutta la famiglia, di nomi che non erano fini a se stessi, ma erano quel che si dice nomi parlanti, cioè avevano un significato che non si poteva perdere nella traduzione. E quindi è stato necessario spostare la traduzione in un altro contesto, quindi tradurre i nomi in modo tale che mantenessero questi colori, no? Che erano tanto importanti, quindi come vedete Tiuco è diventata Rubina, ma anche la sorella, il fratello, per esempio, eccoli, vedete Rubina, vedete che ha anche gli occhi rossi, Rubina, attenzione. Mm-hmm. Poi c'è la sorella, per esempio, Marina, che in finlandese si chiamava Meri, che vuol dire mare, e quindi è legata al blu, ovviamente. Poi c'è il fratellino piccolo, che vedete, un po' si vede che ha un po' gli occhi verdognoli. Questo fratellino, il fratellino in finlandese si chiama Tapio, che è il nome del re delle foreste secondo la mitologia calevaliana, quindi un nome che è abbastanza diffuso, ma molto, anche molto antico, anche bello. E ovviamente si collega alle foreste, quindi al verde degli alberi. Quindi questi nomi sono stati tutti traducendo i nomi della famiglia Variopinti, occorreva tradurre anche gli altri nomi, poi, perché sono diventati tutti nomi italiani. Quindi ovviamente non tutti avevano questo legame con i colori, è solo la famiglia Variopinti, però è stato necessario un po' tradurre tutto, così come i nomignoli, vengono dei nomignoli anche agli altri bambini, dei nomignoli molto simpatici, divertenti, comici, e questi nomignoli per esempio erano anche basati sull'aspetto dei bambini, quindi c'era un bambino cicciottello, quindi per esempio ho pensato a Polpetta, l'altro a Ringa, perché invece era più magrolino, insomma c'è stato un po' da riflettere su questo. Questo è stato sicuramente l'aspetto più particolare sul quale ho dovuto riflettere di più. Certo, quindi oltre a tradurre i nomi dei protagonisti perché avevano un significato, è stato necessario uniformare in modo da dare una coerenza a questi personaggi, la provenienza, al significato del nome di questi personaggi. E sicuramente la tradizione di tradurre i nomi nei libri per bambini, diciamo che è antica. L'esempio più famoso che tutti hanno presente sono magari i nomi di Harry Potter, che nella versione italiana sono stati quasi tutti tradotti per renderli comprensibili anche ai nostri lettori. Quindi sicuramente un'operazione vincente. Speriamo porti bene anche i Variopinti. Speriamo. Volevo chiedervi che rapporto avete con gli autori dei libri che traducete. Partiamo da te, Adriano. Allora, in termini molto generali, i rapporti sono buoni, però non sono sempre costanti e ogni libro è un caso a sé, e quindi anche i rapporti con i vari autori cambiano. Mi è capitato di legare molto con alcuni degli autori che ho tradotto in passato, con i quali rimango ancora in contatto e chissà, magari capiterà in futuro di tradurli di nuovo. E questo è molto bello, perché conoscere la persona sicuramente aiuta anche a capire meglio il mondo narrativo, il tipo di ironia che a volte è veicolato nei testi, perché tradurre l'ironia è difficilissimo, capirla e tradurla è difficilissimo, e quindi a volte aiuta anche una conoscenza personale, e poi in molti casi viene da sé questa conoscenza personale perché c'è un contatto stretto. Nella mia esperienza le relazioni più strette le ho
con gli autori di, per adulti, gli autori di romanzi, che mi è capitato di tradurre, perché tradurre un romanzo significa stare molti mesi sul testo e avere tante domande, tanti dubbi, e molti di questi dubbi può chiarirli soltanto l'autore del testo, e quindi ricordo, insomma, tante occasioni nelle quali mi sono seduto al tavolino insieme all'autore o all'autrice del romanzo in questione, abbiamo passato giornate a lavorare sul testo. E questo non mi è capitato con i libri per bambini e per ragazzi che ho tradotto, anche se qualche anno fa ho tradotto un albo illustrato più impegnativo, più lungo, più anche serio dal punto di vista della storia che viene raccontata, e lì sì, ci sono stati molti scambi, molti contatti. Nel caso di questo romanzo, di questo albo illustrato, no, non c'è stato bisogno di grandi chiarimenti, di grandi contatti, ecco, perché è un testo che mi fa capire bene, e non c'è stato bisogno. Ecco, il rapporto con i traduttori funziona bene nella mia esperienza, il rapporto con gli autori funziona bene quando questi non sanno la lingua del traduttore. Se l'autore non conosce l'italiano, i rapporti sono ottimi. Se lo conosce e si mette a leggere, a fare le pulci nella mia traduzione, ovviamente la questione diventa più difficoltosa, più spinosa. Sì. Ricordo sempre l'autrice lituana Undinė Radzevičiūtė, che dice: io oltre al lituano parlo solo l'inglese, e io amo tutti i miei traduttori e vado d'accordo con tutti tranne con quelli inglesi. E invece nel tuo caso, Delfina, tu che hai tradotto un testo più lungo, immagino che abbia avuto più occasioni di confrontarti anche con l'autrice. Con l'autrice, sì. In linea generale mi trovo perfettamente d'accordo con Adriano, la mia esperienza è molto molto simile alla sua. In questo caso, ovviamente, è diverso perché non è un albo illustrato, quindi è un testo per ragazzi, un po' più lungo. Io sono stata in contatto con l'autrice, di solito lo sono, e anche in questo caso, naturalmente virtualmente, lo siamo state, e è stata molto gentile come sempre. Gli autori finlandesi sono sempre molto molto disponibili, devo dire, e capiscono un aspetto del nostro lavoro, che è la fretta terribile, perché a volte quando viene un dubbio amletico e scrivi questo messaggio, no? Quindi tutti a rovelli su questa cosa, non vedi l'ora di sapere dall'autrice qualcosa, che cosa ne pensa, oppure proprio quale era il significato recondito che ha dato. Quindi loro capiscono molto bene anche questo problema e cercano di rispondere veramente subito. Certe volte veramente è stato immediata la risposta. E anche Vuokko Hurme, l'autrice di questo volume dei variopinti, è stata molto carina, mi ha aiutato anche nella scelta dei nomi. Sì, perché poi c'erano dei riferimenti ai personaggi di questa vicenda che erano in volumi successivi della serie, quindi lei mi ha inviato addirittura delle foto di alcuni passi che erano in altri volumi, perché io abito in Italia, quindi non potevo procurarmeli in grande facilità, e quindi lei è stata molto gentile. E in più, come ho scritto nella mia nota del traduttore, eravamo entrambi legate al mondo della natura, perché Vuokko vuol dire in finlandese anemone, un fiorellino, e Delfina è anche un tratto dal mondo naturale, quindi non potevamo che andare d'accordo. Quindi anche qui il destino vi ha fatto incontrare, era già nel nome. Assolutamente sì. E un'altra domanda che mi è venuta in mente: ma voi traducete anche libri per adulti, e secondo voi è più difficile tradurre per ragazzi o per adulti? Se vuoi cominciare tu, Delfina, qual è la tua esperienza? Non credo, non si può dire, cioè non si può dire tu pur più difficile tradurre
libri per adulti o libri per ragazzi, non si può assolutamente dire. Io credo che ogni libro, ogni testo sia diverso dall'altro e abbia le sue peculiari difficoltà, i suoi problemi, e non solo abbia dei problemi di traduzione in generale, ma anche rispetto al singolo traduttore, perché ognuno di noi ha anche magari delle, come dire, delle predilezioni, più si sente più portato a tradurre un certo tipo di testo, addirittura anche ama, perché il traduttore è innanzitutto un lettore, prima di essere poi interprete e traduttore dei testi, no? E quindi, come tutti i lettori, non ama tutti i tipi di libri che esistono, i tipi di generi che esistono. Quindi c'è anche questo aspetto più individuale, ci sono anche gli aspetti dei testi che sono a volte nascosti, quindi no, non è facile dire qual è la difficoltà di un testo prima che uno... prima di applicarsi alla traduzione. Ci sono tante difficoltà che emergono e che possono a volte poi, per esempio, c'è un impasse e tu non riesci ad andare avanti, mentre altre volte ti viene subito l'idea. Quindi non si può assolutamente dire quale sia più difficile. Ci sono sempre difficoltà e ci sono meno difficili. Penso. Sì, io mi trovo d'accordo con Delfina, cioè non saprei dire di così su due piedi qual è, se è più difficile tradurre per adulti o per bambini. Senza dubbio i libri per adulti pongono le difficoltà diverse. Una su tutte è la dimensione, la lunghezza, e questo non tanto e non solo perché richiedono più tempo e più lavoro, ma anche perché è più difficile mantenere omogeneità e coerenza traduttiva nell'arco di un testo lungo, per cui anche la coerenza dei traducenti che si sono impiegati, no, per tradurre una certa parola, una certa espressione, che magari si è tradotta 400 pagine prima, difficile ricordare come si è tradotto e mantenere esattamente lo stesso traducente. Insomma, gestire questi aspetti legati appunto alle dimensioni del lavoro. D'altro canto, invece, i testi tendenzialmente più brevi per bambini è vero che non pongono questo tipo di difficoltà, ma soprattutto nel caso di albi illustrati possono porre altri problemi, come anche banalmente quello dello spazio a disposizione, che magari è limitato dal fatto di trovare all'interno di un fumetto o di dover comparire all'interno di uno spazio predefinito. Ed è chiaro che lingue diverse necessitano di spazio diverso. Il lituano è una lingua più sintetica rispetto all'italiano, e qualsiasi traduzione normale dell'italiano è fisiologicamente più lunga rispetto al testo originale. Se ci sono dei vincoli anche visivi, è chiaro che il traduttore è costretto a far entrare tutto in quello spazio e quindi riuscire, ecco, a condensare anche il messaggio senza farlo perdere in efficacia. Mentre è chiaro che invece in un romanzo, in una prosa più ampia, c'è la possibilità di sciogliere, di allungare, di aggiungere, di spiegare. Non voglio dire che il traduttore debba aggiungere e spiegare, però c'è la possibilità di intervenire maggiormente sul testo con un po' più di libertà. Ecco. La cosa a cui un po' accennava anche Delfina, che è una grande difficoltà in generale negli uni e negli altri, è quella dei rimandi testuali. Cioè ogni testo, no? Vuoi o non vuoi, rimanda ad altri testi. E a volte lo fa esplicitamente, a volte implicitamente, questi rimandi vanno colti e vanno resi. Ci sono testi, mi è capitato di tradurre testi per adulti che erano fortemente intertestuali, quindi con tanti riferimenti, allusioni,
citazioni più o meno esplicite, e lì il traduttore deve essere appunto prima di tutto un interprete che sa cogliere tutti questi rimandi e renderli, perché se questo rimando è un rimando a un elemento della cultura condivisa anche dagli italiani, allora bisogna che io trovi l'adeguato corrispondente e lo presenti in traduzione. Questo avviene anche in realtà nei libri per bambini, perché mi è capitato di tradurre un album, c'era un personaggio che era un pape, un animaletto, che era chiaramente un rimando a una fiaba famosa della tradizione lituana, e quindi insomma, questi rimandi vanno colti e presi. Quindi questa è una difficoltà che penso, insomma, qualunque traduttore ha incontrato. Grazie. Visto che siamo più o meno a metà della nostra avventura di stasera, invito gli spettatori, se hanno qualche domanda, qualche curiosità, a lasciarci un commento, li risponderemo magari alla fine. E intanto andrei avanti con le nostre domande. E ecco, una cosa a cui ho pensato è che spesso la figura del traduttore è un po' dimenticata, ecco, rispetto a quella ovviamente dell'autore e magari dell'illustratore nel caso dei libri per bambini, però non è meno importante, anche perché senza il traduttore non avremmo il libro. E quindi non so in che modo, se volete chiedere qualcosa al mondo dell'editoria o ai lettori, in che modo si potrebbe far sentire il traduttore più apprezzato? Se vuoi cominciare tu, Adriano. Allora, è molto interessante questa domanda, grazie. Offre la possibilità di sviluppare qualche riflessione. Allora, se guardiamo alla storia della traduzione, che è la storia antica quanto l'uomo, il traduttore non ha mai goduto di grande prestigio e di grande visibilità. E in un certo senso io sono dell'opinione che sia anche giusto così, perché non sono tra quelli che ritengono che la traduzione stia sullo stesso piano dell'opera originale. Cioè l'attività di traduzione è comunque un'attività di servizio che vuole, come un ponte, permettere il passaggio di un testo a un pubblico che non ne avrebbe altrimenti accesso, non vi avrebbe accesso. E quindi è sempre stato così, con fasi alterne nella storia. Naturalmente ci sono stati dei momenti in cui il traduttore ha goduto di maggior prestigio, momenti in cui ne ha avuto meno, però generalmente è sempre stato un ruolo considerato subalterno a quello dell'autore. E io ritengo, ripeto, che tutto sommato non sia del tutto sbagliato. E a questo aggiungo che mai come oggi il traduttore è stato visibile. I traduttori oggi sono relativamente molto visibili, perché compaiono obbligatoriamente sui frontespizi, cosa sacrosanta, compaiono talvolta opzionalmente anche in copertina o in quarta, non succede di rado questo avvenga, e quindi tutto sommato, ecco, non avviene più come magari 70 anni fa, non so, se comprate i libri alle bancarelle, no? Si compra un libro e va a vedere chi è il traduttore e non c'è. Ecco, questo non succede più, quindi dal punto di vista della visibilità, secondo me, oggi non siamo messi male. E il traduttore, voglio dire, se voleva essere più visibile faceva un altro lavoro. E quindi non mi sento, ecco, penalizzato da questo punto di vista. Ciò che invece manca è un riconoscimento, parlo in termini, come si dice, in soldoni, è un riconoscimento economico del lavoro del traduttore. Perché il lavoro che sta dietro la pubblicazione di un testo tradotto è veramente grande in termini di impegno, di quantità di tempo. Se un traduttore calcolasse quanto guadagna alla fine di un lavoro per un libro e quante ore ci ha impiegato,
il costo ora sarebbe inferiore a quello del più umile dei lavori manuali che si possono immaginare. Oltretutto, questo tipo di calcolo non tiene conto di un altro aspetto importantissimo, cioè che il traduttore, quando cede la sua opera alla casa editrice, insieme al testo consegna il diritto di utilizzare quel testo per 10, 15, 20 anni, questo dipende dagli accordi, ovvero sia cede la sua opera diretta, protetta dal diritto d'autore, della quale lui è quindi autore. Lei, intendiamoci, ogni volta, non lo ripeto. Ecco, quindi questo aspetto non viene calcolato, non viene considerato, e invece è molto importante. Secondo me ci sarebbe giusto che i traduttori ricevessero un riconoscimento maggiore anche da questo punto di vista. E questo status di cose sì che oggi pochi riescano a vivere di traduzione. Non so se questo è il caso di Delfina, il mio non lo è. Per me tradurre è un lavoro secondario che mi permette, che porto avanti con grande passione, perché ho grande passione, altrimenti l'avrei già abbandonato, e del quale vivere è molto difficile. Io sono d'accordo con Adriano in questa sua analisi del ruolo sociale del traduttore. E vorrei aggiungere che purtroppo è in Italia che i traduttori non riescono per la maggior parte a vivere di traduzione, soprattutto letteraria, tranne in qualche caso, e questo è sicuramente un ostacolo anche per i giovani che si approcciano alla traduzione. Ovviamente questo danneggia anche la famiglia. È una questione anche vasta, perché legata a quelli che si usano definire lavoratori della cultura, perché esistono anche i revisori, esiste tutta una serie di... esistono molti specialisti, professioni, esistono professioni legate alla cultura che soffrono di questi problemi, anche in termini... di tutela dal punto di vista sociale, quindi questo è senza dubbio un punto molto importante. In Finlandia, per esempio, non c'è questo, cioè i traduttori sono molto, innanzitutto sono, la loro opera è riconosciuta, gli autori ringraziano sempre i traduttori in qualsiasi contesto si trovino, e il traduttore gode di maggiore visibilità, ma anche diciamo di una posizione diversa anche a livello economico. Quindi questa possibilità, no, di avere condizioni migliori c'è, perché se esiste altrove sicuramente c'è, e questo è importante. Io però vorrei anche sottolineare una cosa. Sono contenta che Adriano abbia fatto riferimento alla presenza del nome in copertina, perché mentre la presenza del nome del traduttore, naturalmente, il nome del traduttore sul frontespizio è un fatto legale, cioè ci deve essere, mentre la presenza del nome in copertina, secondo me, è una cosa... almeno io mi trovo per la prima volta nella mia carriera a trovare il mio nome in copertina, quindi sinceramente la trovo un'ottima idea, per rendere più visibile il traduttore e riconoscerne l'operato. E vorrei anche sottolineare che sempre per la prima volta nella mia carriera ho avuto l'opportunità di scrivere una nota del traduttore in questo testo, nella quale mi rivolgevo al pubblico ovviamente del romanzo di vari punti. E questo stratagemma per valorizzare il traduttore, perché questo è un stratagemma per valorizzare il traduttore, mi è sembrato molto importante, perché attraverso di esso il traduttore
in qualche modo esce fuori dal, esce magicamente fuori dal testo, dal testo che lo nasconde, perché il traduttore è sempre nascosto dal testo, e si rivolge direttamente al lettore. Quindi al traduttore è riservato uno spazio assolutamente in cui si rivolge direttamente al lettore. Questo mi pare una cosa molto, diciamo, un bellissimo stratagemma, non solo perché il traduttore può esternare alcune cose, ma anche, ma anche perché in questo modo il traduttore diventa non solo visibile, ma a me pare che diventi più corporeo, diventi un individuo reale, perché il nome, semplicemente il nome, va bene, è sempre importante, però in questo modo diventa qualcuno che parla direttamente, che si rivolge direttamente al lettore, che spiega delle cose, che è una persona altra rispetto allo scrittore e che ha uno spazio, una voce sua, una voce propria. Io questo lo apprezzo molto. Un'altra cosa che gli editori, insomma, alcuni, questo che alcuni editori fanno, è di inserire un curriculum del traduttore anche, ovviamente, a quello dell'autore o dell'illustratore dell'illustratore. C'è il curriculum del traduttore sia nel volume che nelle pagine web dell'editore. Questo lo fanno perché io sono stata inserita da Iperborea tempo fa, quindi so che, e ovviamente anche subito da Mimebu, questa è una buona tecnica. Ecco. Per chi fosse curioso di leggere la nota di traduzione ai variopinti, la potete trovare sul sito kaleidoscopiolab.com, oltre che alla fine del romanzo, e sempre sul sito kaleidoscopiolab.com caricheremo compatibilmente con gli impegni degli altri traduttori anche le loro note di traduzione. Per esempio, nel caso di Delfina, avendo tradotto un romanzo, c'era la possibilità di inserirlo anche alla fine del romanzo. Purtroppo non è possibile in calce agli albi illustrati, a meno di non aggiungere molte pagine, ma Adriano avrà il suo spazio sul nostro blog dedicato proprio a... È giusto che in un albo illustrato non si prenda troppo spazio il traduttore con una nota, voglio dire. Proprio questioni di equilibrio della pubblicazione, secondo me, quindi... Però daremo il giusto risalto anche al tuo operato sul nostro blog, in modo che anche i nostri lettori e i nostri spettatori, se sono curiosi, possano approfondire. D'accordo. Prima di passare alle domande del nostro pubblico, io volevo farvi la nostra ultima domanda. E ci si immagina spesso che quello del traduttore sia un lavoro solitario. Volevo chiedervi se è così e se davvero è un lavoro solitario. Immagino anche che chi si affaccia a questo lavoro faccia fatica magari a confrontarsi con dei colleghi. Quindi quali sono dei consigli che volete dare a chi vuole intraprendere questo percorso? Se vuoi cominciare tu, Delfina. Non so se sono una persona adatta a dare consigli, però, sicuramente è un lavoro che ecco, ha i suoi aspetti negativi che ha citato Adriano, ha anche però molti aspetti positivi. È un lavoro dove si impara sempre, dove ci si confronta sempre con autori diversi, con testi diversi.
È un lavoro che ti consente di immergerti in tanti mondi diversi e ti apre tanti mondi. È anche, sì, un lavoro solitario, questo sì, è un lavoro che si può fare da casa comunque, questo è un aspetto positivo, e, però spesso oggi ci sono anche dei modi per collegarsi ad altri traduttori, organizzati per esempio, parlo per me, ma ci sono degli enti finlandesi, c'è un ente finlandese che ci organizza anche formazione, ci organizza degli incontri, quindi ci sono dei modi per uscire un po' da questo, da questa bolla solitaria in cui ci si immerge, e avere e non perdere anche il contatto con la cultura, perché per esempio nel mio caso io ho vissuto tanti anni in Finlandia, ma poi sono tornata in Italia, e questo ovviamente mi penalizza, nel senso che da un lato mi penalizza perché non posso assistere a presentazioni di libri, non posso, diciamo, non respiro proprio l'aria, fino anche perché nel caso mio, come in quello di Ariano, parliamo di culture che non, di cui si sa poco, che vengono poco divulgate, eccetera. Quindi questo è un aspetto positivo, però, che ci si riesce a collegare e si riesce anche a avere un contatto con i mondi, il mondo dei paesi di cui, a cui ci si interessa e di cui si traduce la lingua. Posso dire anche che forse il mondo, la categoria dei traduttori ha bisogno di giovani, di nuova linfa, che i giovani che siano più entusiasti e abbiano voglia anche di conquistare nuovi traguardi alla nostra professione, quindi anche magari nuovi riconoscimenti più adeguati. E io penso, l'unica cosa che vi posso dire ai giovani è innanzitutto di perseverare, di non arrendersi. A volte si hanno dei rifiuti, a volte non è detto. Ora vi abbiamo raccontato le nostre casuali, il nostro incontro casuale con la traduzione, però abbiamo fatto, penso anche Adriano, ma anche tanti sforzi. Io per esempio ricordo che di aver inviato la domanda per il tirocinio al Parlamento Europeo, penso 5 volte, poteva inviare non so quante, un paio di volte all'anno, mi rispondevano sempre che le lingue che io proponevo, di cui ero esperta, non interessavano al Parlamento Europeo. Mi rispondevano sempre nello stesso modo. Poi, improvvisamente, quando la Finlandia ha aderito all'Unione Europea, sono diventata interessante. Quindi, e mi hanno concesso questo tirocinio. Quindi, non riprovate, perché tante volte o si ottiene quello che si vuole, oppure riprovando poi si ottiene magari qualcos'altro che si rivela foriero di altre, magari migliori opportunità. E poi direi anche che è bello che non ci sia troppo un'eccessiva competizione tra traduttori, perché mi è capitato di sperimentarla, e non è bello, perché invece una collaborazione sincera, un confronto aperto, sono elementi che aggiungono piacere all'attività. Adriano. Ma io la dico molto rapidamente con un'immagine, un consiglio. Il lavoro del traduttore deve vivere di due momenti, e sono il momento del lavoro sul testo, che è un momento monacale, cioè si è da soli
e si deve essere soli con il testo, il vocabolario, gli strumenti di riferimento e basta. E poi c'è il momento sociale in cui bisogna entrare in contatto con altri, con gli autori, con gli altri traduttori e con altri lettori che riguardino, leggano la traduzione, perché c'è il rischio dell'autoreferenzialità se uno sta solo nella celletta del traduttore. E questi due momenti si devono alternare, però essere vissuti intensamente ciascuno dei due, quindi senza mescolarli. Quindi quando si è al lavoro sul testo, come dei monaci, e quando si è con gli altri, bisogna essere capaci di stare in contatto, farsi leggere il testo, farsi dare commenti, opinioni, riscontri, eccetera, eccetera. Grazie. Vedo che ci sono due domande e mostro a schermo la prima di Giuseppina Lesa che chiede il rischio più grande del traduttore è quando ci mette del suo, inteso del suo sentire, di quello che è con la sua cultura ed esperienza vitale. Siete d'accordo con questa affermazione? Vi ritrovate? Io sì, mi trovo d'accordo e dico anche che è un rischio, ma è un rischio calcolato e soprattutto è un rischio inevitabile, perché il medium umano, per fortuna, è ancora necessario e indispensabile e mi auguro che continuerà, anzi, prevedo che continuerà ad esserlo. E quindi è chiaro, è un filtro che è inevitabile, però senza non si può fare. E quindi, come dire, certamente due traduzioni fatte da due traduttori diversi sono diverse, e questa è la riprova, però è anche il bello, di questo, di poter tradurre e anche ritradurre dei testi che sono stati già tradotti. Quindi è un filtro inevitabile, ma non per questo necessariamente negativo. Certo, bisogna sapersi non essere troppo invadenti. Sapersi contenere, mettere del proprio ma senza soverchiare. Sono perfettamente d'accordo. E poi appunto il traduttore, chi l'ha detto che deve essere proprio invisibile? Per chi lo sa cercare è visibile. C'è un'altra domanda da Matteo Pagliaricci che dice: studio sloveno all'Università di Udine e il mio insegnante Roberto Dapit ha tradotto Alojz Gradnik, io spero di star pronunciando correttamente, dallo sloveno al friulano. Vorrei chiedere se i due autori hanno trovato difficoltà nella traduzione di certi termini delle due opere presentate. Ci sono dei termini difficili nei racconti da tradurre? A me salta subito in mente la parola chiave dell'albo illustrato, che in lituano suona come tuoi, che vuol dire subito. Ma è la risposta che il babbo, si possono fare quello che in neo-italiano viene chiamato spoiler o no? Sì, si possono assolutamente fare spoiler. il padre di questa bambina e tutti gli adulti, cioè il mondo degli adulti e il mondo dei bambini, gli adulti rispondono sempre tuoi, alle richieste dei bambini, cioè subito, ma che in realtà è una presa di tempo, come a dire sì ma no. E quindi ci siamo interrogati molto anche con la redazione, che ringrazio, con la quale c'è stata una bella collaborazione, per trovare il traducente adatto che funzionasse in questo caso. Abbiamo vagliato varie opzioni, perché subito, che sarebbe il traducente più immediato, quello da vocabolario, non ci stava, ecco. E alla fine abbiamo optato per un dopo, perché anche qui c'era la necessità di una corrispondenza uno a uno, una parola, per questioni di spazio, di impaginazione e di varie questioni. Altrimenti sarebbero state possibili altre opzioni. Però dopo, quindi quando la bambina chiede al papà di giocare, lui risponde dopo. Quando gli mostra un disegno, lui dice dopo. Insomma, c'è questo mondo degli adulti che rimanda. Io ho trovato sia più visibile, ma lasciandoti la domanda a schermo. Sì. No, allora, io sì, sicuramente ci sono stati vari termini che mi hanno creato difficoltà. Per dirne una molto
che sembra molto banale, ma non lo è. Per esempio, a un certo punto c'è una bambina che viene descritta con i capelli bianchi. Ora, in finlandese c'è un termine per i capelli chiari, no? Però viene descritta proprio con i capelli bianchi. Allora io lì ho contattato l'autrice e ho chiesto come mai si parla di capelli bianchi, perché il libro ovviamente è basato sui colori, quindi volevo anche capire bene la cosa. E lei mi ha spiegato che lei li vede come bianchi perché alcuni bambini finlandesi, cosa vera, hanno i capelli talmente chiari da essere bianchi, e qualcuno poi, diciamo, in qualche caso cambiano colore con l'età, no? Quando vanno avanti cambiano colore, altri, in altri casi restano bianchi per un po', e quindi lei vedeva questa bambina con i capelli bianchi, quindi già questo ti pone dei problemi, insomma, ti chiedi delle cose. Poi ci sono stati altri termini, uno nell'identificare un po' la struttura del condominio dove vive chiunque, dove si verifica tutta la storia, che è un po' complicato, perché in Finlandia anche sono un po' complicati questi cortili che si sovrappongono, si incrociano, eccetera. E poi anche la parola che definiva un po' i poteri della famiglia Variopinti. Questo deriva anche dal fatto che la lingua finlandese è una lingua allucinante, che permette di creare neologismi, parole inventare parole, e ovviamente in questo caso non dico ma c'erano questi poteri, superpoteri, che venivano definiti, insomma, un po' meglio, e che poi ho definito appunto poteri, perché c'era un termine un po' più preciso, che una sorta di composto. Quindi questi sono quelli che mi vengono in mente, però sicuramente le traduzioni pongono sempre anche dei problemi terminologici che magari sembrano banali ascoltarli, ma sentirli così. Ma poi anche Adriano parlava del titolo, anche il titolo, i titoli, come tradurre i variopinti, se può andare bene, come cognome, come chiamarli, le altre particolarità. Sicuramente ci sono tanti, tanti termini sui quali c'è da un po' da pensare, da riflettere. Da questo lato della redazione io mi ricordo le discussioni sui nomi, anche la difficoltà del nome di Rubina, che in finlandese è un nome gender neutral, esatto, che in italiano sono molto difficili da rendere, ma alla fine la scelta di Rubina per questa bambina anche così focosa, che ha come colore che la caratterizza il rosso, è stata sicuramente una scelta azzeccata. Come per esempio il fratellino che aveva il nome di un dio della tradizione delle foreste, sì. È diventato Silvestro, la selva, che rimanda all'idea di bosco e di natura. A proposito di redazione, abbiamo un saluto dalla nostra responsabile editoriale Martina Pellegrini, che voleva farvi sapere che ha ascoltato con piacere i vostri interventi, le vostre risposte. Ciao a Martina, che è stata preziosa, è stata preziosa, perché ecco, questo è un altro aspetto del lavoro del traduttore, che esula dalla fase monacale, di cui parlava Adriano. Ecco, per fortuna confrontarsi anche con professionisti della redazione è un aspetto importantissimo e anche diciamo molto, molto
bello per noi traduttori. Io ringrazio. Scusami, Adriano. Scrivo, no, volevo soltanto sottoscrivere. Se non ci sono altre domande, mi sembra non siano arrivate altre domande dai nostri spettatori. Io ringrazio tutti, ringrazio anche la collega Cecilia che da dietro le quinte ci ha assistiti, inoltrandoci le domande dei nostri spettatori. Ricordo a chi fosse interessato dove è possibile acquistare questi libri, ovviamente in libreria, e vi invitiamo, se siete di Udine, a visitare la libreria Friuli e la libreria Moderna, che sono nostre librerie amiche e sicuramente, dove sicuramente potrete trovare questi libri. Potete ordinarli in tutte le librerie d'Italia, su Amazon, sugli store online, oppure potete approfittare del nostro sito web, dove non solo potete acquistare i libri, ma avrete la possibilità, se volete, di acquistarli con un simpatico gadget. Nel caso dei variopinti avrete un cofanetto che vi svelerà quale sarebbe il vostro colore, il colore che controllate nel mondo dei variopinti, dove appunto ogni protagonista al potere di muovere con la mente gli oggetti di un determinato colore. Oppure nel caso della città dei sogni, vista l'importanza dei palloncini in questo mondo, avete la possibilità di ordinare insieme al libro questo kit che contiene una pompetta e dei palloncini per potervi cimentare e giocare con... a dare forma ai vostri sogni. Io vi ringrazio ancora per aver risposto alle nostre domande, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti stasera e che ci seguiranno nei prossimi giorni. Il video resterà disponibile su Facebook e verrà caricato su YouTube. E vi auguro una buona serata. Grazie Federica e grazie a tutti, grazie a coloro che ci hanno rivolto le domande e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Buona serata a tutti. Alla prossima e buona serata. Arrivederci.